A Modena, il 9 gennaio 1950, sei lavoratori hanno perso la vita per i diritti al lavoro, entrando così nella memoria della città. Siamo partiti da qua per riproporre il tema del nostro concorso letterario, che si indirizza a tutti coloro che vogliono scrivere un episodio che racconti o i fatti che sono accaduti in quegli anni per testimonianza diretta o indiretta, oppure il tuo impegno personale per ottenere ciò che ritieni importante, che hai ritenuto importante nella tua vita, per cui hai inteso lottare per te stesso o per gli altri, in ambienti diversi, nella scuola, nel lavoro, nella società. Perché noi cittadini modenesi siamo stati coinvolti in questi fatti, sono stati fatti gravissimi, sono stati fatti che hanno creato un lutto che noi abbiamo ricordato anche quest'anno con questa mostra veramente molto interessante e ampia. Molti dei visitatori hanno raccontato degli episodi che nella loro memoria o per testimonianza diretta sono legati a quei fatti. Sembra importante tracciare un filo rosso nella memoria di quello che avvenne 70 anni fa con quello che è stato nella vita nostra di cittadini modenesi negli anni che abbiamo vissuto fino ad oggi. La depressione nell'anziano, esattamente come nel giovane e come nell'adulto, è una patologia e come tale va curata. Non è normale che l'anziano in quanto tale sia una persona depressa, non è che in qualche modo l'età avanzata e l'idea di un avvicinarsi della morte e anche le condizioni di perdita o di lutto debbano per forza essere condizioni sufficienti ad andare incontro a una condizione di depressione da considerare normale per età. La depressione non è mai normale. Molto spesso la depressione nell'anziano si presenta in modo più criptico che nel paziente adulto e quindi si può presentare con dei sintomi che sono un po' striscianti, come la stanchezza, l'astenia, la perdita di sonno, la perdita di appetito, le somatizzazioni e quindi non sempre è facilmente riconoscibile. Fattori di rischio per depressione l'anziano ne ha tanti. Il vissuto di perdita, l'adattamento a un'età che non è più un'età che dalla società viene vista come utile o produttiva. La solitudine è un fattore di rischio importantissimo per la depressione. La soluzione non è per forza, di fronte a una depressione, l'utilizzo di farmaci. Tante volte è possibile risolvere il problema anche in altro modo, con terapie non farmacologiche. Ci sono studi che dimostrano come la socializzazione, come l'attività fisica siano dei fattori importanti che possono prevenire l'aggravarsi di una depressione e anche aiutare, qualora sia indicato l'utilizzo di farmaci, il farmaco ad essere più attivo e quindi a funzionare meglio. Nel momento in cui venga indicata una terapia, è importante che venga seguita senza interruzioni e senza modificazioni e fai da te nell'utilizzo di questi farmaci, perché gli psicofarmaci sono farmaci che possono determinare, se non utilizzati in modo corretto, degli effetti collaterali importanti. E quindi assolutamente farsi seguire, questo dovrebbe essere un po' l'imperativo e chiedere aiuto quando si riconosce di averne bisogno.